Incendi di bosco triplicati, l'allerta rimane altissima. Nel 2017 gli incendi sono praticamente tre volte rispetto alla media dei 10 anni e ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e nelle foreste andate a fuoco. Commemorazione al Piglionico, ricordo del gruppo Valanga, era il 29 agosto 1944 quando 19 giovani partigiani del gruppo Valanga venivano uccisi dai nazifascisti al termine di un violento scontro sul Monte Rovaio. Premio Repaci, non solo poesia, Gianfranco Calligaric, Stefano Carrai e Giuseppe Montesano sono i vincitori dell'80ª edizione del Premio Viareggio, presieduto da Simona Costa. Frittata di spaghetti da gustare al tramonto, Silvana Iannaccone si è aggiudicata il primo premio assoluto della 25ª edizione di A tavola sulla spiaggia. Lucchese tenace ma vince il Siena, al Franchi bel primo tempo dei rossoneri che nonostante le numerose assenze tengono testa al blasonato avversario. Il match si decide in avvio di ripresa con una rete di Cristiani. Anche l'Olimpia Milano al Trofeo Lovari si svolgerà al Palatagliate il 15 e 16 settembre il prestigioso quadrangolare. Oltre alle mitiche scarpette rosse in lizza anche Reggio Emilia, Pesaro e Pistoia campione uscente. A tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Parliamo dunque subito di incendi boschivi, un problema, una piaga notevole anche in una stagione peraltro così siccitosa e calda. Pensate, i numeri dicono che sono triplicati rispetto a quella che è stata la media degli ultimi 10 anni. C'è stato anche l'intervento dell'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. Vediamo il servizio. Regione Toscana ha posticipato al 15 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. La scadenza prevista sarebbe stata il 31 agosto. La proroga si è resa necessaria a fronte del perdurare di quest'estate siccitosa, nella quale si mantiene elevatissimo il rischio di innesco e propagazione di incendi. Allo stesso tempo le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LAMMA forniscono indicazioni su probabili prevalenti condizioni di alta pressione con tempo stabile e temperature generalmente al di sopra dei valori medi fino almeno al 5 settembre. La proroga del periodo a rischio si lega alla necessità di fronteggiare con gli strumenti della prevenzione un'estate che è stata caratterizzata da un gran numero di roghi. Nel mese di agosto si sono verificati in Toscana fino ad oggi 209 incendi ed è andata a fuoco una superficie boscata pari a 430 ettari. Anche peggio è andata nel mese di luglio, con statistiche che parlano di 216 incendi boschivi che hanno percorso quasi 1000 ettari di bosco. In pratica, spiega Coldiretti, nel 2017 gli incendi sono triplicati rispetto alla media dei 10 anni e ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e le foreste andate a fuoco. In queste zone saranno impedite tutte le attività umane tradizionali del bosco, come la raccolta della legna, dei tartufi, dei piccoli frutti e dei funghi. Un appello al rispetto del divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali è arrivato dall'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. Un impegno e un'attenzione, ha sottolineato, che in un momento delicato come questo, causato dal protrarsi della siccità, devono coinvolgere sia i cittadini ma anche istituzioni e forze dell'ordine. Purtroppo, ha concluso, il 50% degli incendi che la struttura regionale di protezione civile si trova ad affrontare ormai quotidianamente è causato da disattenzioni che determinano vere e proprie devastazioni del territorio. E rimanendo in argomento, i vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti lunedì mattina a Bagni di Lucca, località Brandeglio, per un incendio di sterpaglie. La situazione è parsa subito sotto controllo, non si registrano danni particolari a cose o a persone. La cronaca, due donne, una sulla cinquantina e una di circa 20 anni, con il supporto di un complice che ne ha coperto la fuga in auto, hanno derubato un negozio in piazza Tripoli ad Altopascio, accaduto di mattina in pieno giorno. Mentre una distraeva la padrona comprando 20 euro di merce, l'altra è riuscita ad impossessarsi di 2000 euro contenuti in una borsa del retrobottega. Poi sono scappate con l'anziana derubata che ha provato ad inseguirle mentre rischiavano di rimanere imbottigliate nel traffico. La speranza è che qualcuno abbia preso il numero di tasse
targa della forte fiesta grigia usata per dileguarsi perché, come sottolineato in un comunicato dei consiglieri di centrodestra Francesco Fani e Maurizio Marchetti, le telecamere installate in centro non funzionano più. Mettete la testa a quello che succede tutti i giorni e cominciate a realizzare qualche promessa, si legge nella lettera indirizzata alla giunta di centrosinistra. Un'idea, conclude la lettera, intanto sistemate le telecamere. Ed ora andiamo in Garfagnana, il ricordo del gruppo Valanga con la commemorazione al Piglionico. Era il 29 agosto 1944 quando 19 giovani partigiani del gruppo Valanga venivano uccisi dai nazifascisti al termine di un violento scontro sul monte Rovaio, ai piedi della Pania Secca. Il più anziano aveva poco più di 30 anni, il più giovane solamente 16. Ogni anno, l'ultima domenica di agosto, autorità e cittadini salgono fino al Piglionico, nel comune di Molazzana, per ricordare e commemorare i caduti di quella tragica notte. La cerimonia, come avviene ormai da sempre, è preceduta dalla deposizione di una corona sulla tomba del comandante Leandro Puccetti nel cimitero di Gallicano. Quest'anno, ospite d'onore della manifestazione, il ministro Valeria Fedeli, che già era salita al Piglionico quando rivestiva la carica di vicepresidente del Senato della Repubblica. Come ogni anno, l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro ha aperto ufficialmente la cerimonia, poi la Santa Messa celebrata da Fra Benedetto Mathieu, al termine della quale sono iniziate le orazioni ufficiali aperte dal sindaco di Molazzana Rino Simonetti, per Lampi Carlo Giuntoli e anche un giovane studente. Sono infatti proprio i giovani destinatari di queste iniziative. Questa qua del Piglionico è un momento molto importante che va sottolineato, ricordato e spiegato alle giovani generazioni. Gruppi di ragazzi a difesa della nostra libertà, per le fondamenta della nostra democrazia. Un momento importante è il fatto che il ministro, la signora ministra Fedeli sia stata qua a celebrarlo con noi, dà il senso dell'importanza per il governo e per il paese di momenti celebrativi come questo. Molto partecipato l'intervento del ministro Fedeli, che al termine ha voluto una foto di Viola Bertoni autografata dalla figlia e alla quale è dedicato il piazzale davanti alla piccola chiesa. Due anni fa, quando sono venuta, mi aveva particolarmente colpito la storia di mamma Viola, e anche perché è un simbolo di una donna che ha saputo accogliere e partecipare alla resistenza, e che siccome ci sono particolarmente affezionata a questa figura, e il fatto di avere nel mio ufficio la foto di mamma Viola con la firma della figlia, insomma, per me è molto emozionante, ma è anche un modo perché anche io trasmetterò anche in altri luoghi questa storia. Di patrioti e libertà. Scelgo di non far parte della community di TripAdvisor, ho diritto di scegliere. Questo è il titolo dell'iniziativa lanciata dal sindacato provinciale di Fipe Ristoratori Confcommercio Lucca. 20 ristoranti del territorio lucchese vogliono abbandonare quello che è considerato uno dei portali web più famosi al mondo dal punto di vista delle recensioni gastronomiche e non solo. A spiegare l'iniziativa è stato Benedetto Stefani, che di Fipe Ristoratori è presidente provinciale e membro della Giunta Nazionale. Abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità, aggiunto Stefani, per meccanismi di classificazione non meritocratici, sottoposti a possibili inquinamenti esterni. Scatta venerdì prossimo, 1 settembre, la 17ª edizione di Murabilia, la mostra mercato di giardinaggio che ha il merito, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di promuovere una consapevole cultura botanica insieme al piacere del giardinaggio come pratica d'arte e di svago a contatto con la natura. Il tema di quest'anno è Sguardi a Oriente Cina. Saranno 234 gli espositori provenienti da tutte le regioni italiane, ma anche da Germania, Francia, Inghilterra e Slovenia, che troveranno posto, come sempre, sui baluardi San Regolo e La Libertà. Premio Repaci a Viareggio, vediamo quelli che sono i vincitori di quest'anno nel servizio. Gianfranco Caligaric per la narrativa con l'opera La malinconia dei Krusic, edito Bompiani, Stefano Carrai per la poesia con La traversata dei Gobi, edito da Aragno, e Giuseppe Montesano per la saggistica con Lettori selvaggi, Giunti Editori, sono i vincitori del premio letterario Viareggio Repaci, nato sotto un ombrellone sulla spiaggia dei Barsanti nel 1929 grazie a tre amici, Carlo Salza, Alberto Colantuoni e Leonida Repaci. Il premio internazionale Viareggio Versilia è stato assegnato a Don Luigi Ciotti per il lungo impegno nel sociale a sostegno degli emarginati e la sua battaglia contro la criminalità organizzata e la corruzione.
Un premio speciale è stato infine consegnato a Luciano Luisi per il suo volume Tutta l'opera in versi, pubblicato da Aragno. La serata conclusiva del premio letterario di Viareggio Repaci è stata condotta da Klaus Davi, il giornalista e opinionista, presso il 100 Congressi Principe di Piemonte. Questa vittoria viene fuori da un confronto molto serrato, molto animato, di persone che ci credono molto, ci credono fino in fondo a quello che fanno. L'88esima edizione del Viareggio è stata arricchita da un convegno dedicato ad Antonio Gramsci nel 70esimo anniversario dell'assegnazione del riconoscimento post mortem a Lettere dal carcere. Che cosa si può fare per rilanciare queste importanti iniziative di carattere culturale? Ma si può fare questo, quello che abbiamo provato a fare stasera, e cioè rimettendo al centro dell'attenzione la suggestione e l'emozione. E soprattutto rimettendo al centro dell'attenzione la cultura come ripartenza di una città. Noi crediamo che il premio Viareggio Repaci possa essere uno dei pilastri di ripartenza di Viareggio. Non a caso quest'anno abbiamo individuato una formula nuova. Si sono conclusi i lavori di Gaia nel quartiere Varignano a Viareggio. Il gestore idrico della Versilia ha steso nel comune circa 1500 metri di nuove fogne a servizio di oltre 1000 utenze. A settembre saranno realizzati i collegamenti alla rete acquedotto esistente e lo spostamento delle utenze sulla nuova tubazione. Il costo totale degli interventi per fognature e acquedotto è stato di circa 600.000 euro. Rimaniamo in Versilia, ma andiamo a Forte dei Marmi per Sant'Ermete. È uno dei momenti simbolo dell'estate in Versilia, la focata di Sant'Ermete a Forte dei Marmi. Un tempo serviva per annunciare dai monti al mare l'inizio, l'indomani mattina, della grande fiera. Oggi è semplicemente una suggestiva tradizione della vigilia della festa del patrono. Come vuole il rito, domenica sera di fronte al fortino è stato acceso il grande falò che segna le celebrazioni cittadine, preceduta dalla benedizione sul sagrato della chiesa parrocchiale e dalla processione dei fedeli in centro. La focata anche quest'anno ha attirato intorno a sé tanti turisti e fortemarmini, alcuni di questi sorpresi per le modeste dimensioni del fuoco, ridotto di anno in anno anche per motivi di sicurezza. Spente le fiamme, l'appuntamento per il 28 agosto, giorno di Sant'Ermete, è come sempre sulle strade del centro, dove migliaia si sono riversati per scuriosare tra le 382 bancarelle, tra prodotti tipici toscani, l'oggettistica più disparata e gli articoli etnici. Tre giorni di festa, dal corteo storico di apertura di sabato sera ai fuochi d'artificio di chiusura, che hanno blindato il centro del forte con nuove e più severe misure di sicurezza, come le barriere anti-attentato, e con una viabilità rivoluzionata, varchi elettronici sospesi e parcheggi eccezionalmente gratuiti per agevolare la sosta. La proverbiale quiete Forte Marmina tornerà soltanto martedì, quando, finita la festa, inizierà il lento e inesorabile arrivederci all'estate. Ed ora tutti a tavola sulla spiaggia. È stata Silvana Iannaccone con la sua frittata di spaghetti ad aggiudicarsi il primo premio assoluto della 25esima edizione di A tavola sulla spiaggia, la manifestazione ideata da Gianni Mercatali che si è svolta nella suggestiva cornice del Bagno Roma di Levante a Forte dei Marmi. La signora Iannaccone, napoletana di nascita ma lucchese d'adozione, ha convinto la selezionata giuria con questo primo piatto, a cui era abbinato un Arnaldo Caprari Cuvée Secret del 2015. Daniela Sprea, invece, con le pesche spaccatelle del Morianese, ripiene di amaretto e passate al forno, ha vinto il premio della stampa. Il dolce era abbinato ad una grappa Nonino Vendemmia Riserva. Una 25esima edizione che ha visto, come sempre, un nutrito gruppo di concorrenti cimentarsi sia con ricette innovative che della tradizione. La tavola sulla spiaggia credo si possa definire veramente pop, perché è un qualcosa creato per far divertire e divertirsi, quindi prendendo in maniera un po' più leggera quello che è il mondo del cibo. È un evento importante che ormai si succede negli anni con dei risultati che sono veramente strabilianti. Una bellissima serata su un posto magnifico. La spiaggia di Forte dei Marmi, il comune di Forte dei Marmi ne è felicissimo. E quando Mercatali ebbe quest'idea di fare A tavola sulla spiaggia, io dissi: condivido in pieno questa tua idea. E siamo partiti con l'amico Carlo Conti, che allora era un ragazzino che presentò la prima edizione, e adesso siamo arrivati a 25 anni dopo.
Eleonora Tirrito, cantante originaria di Massarosa, la vincitrice del contest musicale Talent Move, organizzato da Unicop Firenze, già vincitrice del premio Bigazzi del concorso canoro Lido Summer Talent con un'esibizione a Lucca al Summer Festival, dove ha interpretato alcuni suoi brani. La Tirrito è stata premiata, come vediamo da questa foto, dall'assessore del Comune di Prato Benedetta Squittieri, dall'organizzatore dell'evento Mario Bucca e dal direttore di Parco Prato Massimo Cappelli. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa prima parte del TG Noi. Vi ringrazio per averci seguito. Dopo una breve pausa torniamo con le notizie sportive.